Ciao carissimi, oggi vediamo insieme due sfiziosissimi antipasti con la bottarga. Un piatto veramente semplice, veloce, gustosissimo, che va bene anche per chi sta a dieta. Per questi antipasti gli ingredienti sono semplici e pochi: ricotta, mezzo avocado, pane di segale e bottarga. Per il secondo, uova e bottarga. Vediamo. Iniziamo mettendo a tostare il pane. Puliamo l'avocado, metà ce ne servirà. Io ho preso 100 g di ricotta. Ecco qua. Olè. Vado a togliere questa. E poi vado a schiacciarlo. Mettiamo in una ciotola un pizzico di sale e schiacciamo bene il nostro avocado. Ecco qua, schiacciato bene. Schiacciamo anche un pochino la ricotta senza però aggiungere nulla perché poi abbiamo la bottarga che è già bella salatina. Andiamo a prendere il nostro pane che adesso si è tostato, due cucchiaini e andiamo a comporre il nostro antipastino. Tagliamo a metà le nostre fette di pane di segale. Potete fare pure altro tipo di pane. Tagliato il nostro pane, andiamo a mettere l'avocado. La ricotta. A bottarga. Ecco qua. Poi andiamo a prendere un limone biologico e andiamo a dare una grattatina. Il nostro antipastino è pronto. Per il secondo antipastino a base di bottarga mettiamo due uova. Ole. Una puntina di sale, un pizzico di pepe e poi andiamo a mettere un cucchiaino abbondante di bottarga di muggine. Andiamo a sbattere bene, poi cuociamo come al solito e il nostro secondo antipastino è pronto. Il pepe volendo può essere omesso. Ecco qua, tagliamo a triangolini e serviamo il nostro antipastino. Olè, guardate che meraviglia. Ed è buona, eh? Ecco qui il risultato finale dei nostri due antipastini, facili, veloci, buonissimi, anche perfetti per l'estate o per chi ha dieta. Il nostro sandwich avocado, ricotta, bottarga e la nostra frittata con la bottarga. Ecco qua, facili, veloci, buonissimi soprattutto. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like, un commento se vi fa piacere, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video. Vi aspettiamo anche su Instagram sempre con il nome A Casa di Apicio. Ciao!